Fanno moltissimo per la salvaguardia del nostro territorio e per il bene delle persone in difficoltà, eppure non hanno neanche una sede dove riposare o attendere le chiamate per le emergenze. Triste sorte per i volontari dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Ostia, che nonostante il freddo invernale e il caldo estivo si ritrovano a dover trascorrere anche 12 ore all'interno dei mezzi di soccorso. Voi fate tanto per il nostro territorio, vi impegnate duramente ed è grazie a voi se tanti incendi anche sono stati spenti e se questa pineta ancora diciamo è in piedi, però non lavorate in modo proprio sereno. No, assolutamente no, perché diciamo che non abbiamo una sede. Oggi come oggi, ecco, puoi vedere che stiamo facendo, stazioniamo proprio qui in questa piazza, purtroppo nella strada, perché non abbiamo un punto fisso dove stare come pronti intervento. Noi stiamo con la radio della regione H24 e loro ci chiamano, ci attivano e partiamo per andare a spegnere un incendio. Ringraziamo il Bar Dollaro che ci danno, diciamo, ci fanno soffrire del bagno, alle volte ci fanno stare di sotto all'ombrellone un po' all'ombra perché stare sotto al sole ti squagli. Poi noi abbiamo queste divise che sono ignifughe e fa caldo, quando la squadra potrebbe stare tranquillamente in sede con un pantaloncino pronti a partire come fanno tanti, infilano il pantalone stivale e si parte. Cioè, quando arriva la chiamata partita, invece voi siete costretti a girare per il territorio, a stazionare sotto il sole con tutti i disagi che questo comporta. Sì, ma a parte questo, ma poi diciamo non tanto per noi maschietti, ma io mi preoccupo più che altro per le donne, perché le donne hanno delle esigenze differenti di un uomo, ma non solo, anche l'inverno, perché non contiamo diciamo il fuoco, gli incendi, ma d'inverno pure è molto grave, perché noi d'inverno stazioniamo, ci chiedono l'attivazione per gli allarmi idrogeologici. E allora che cosa facciamo? Ti sembra che io poi posso prendere una squadra e tenermela dentro casa con la radio che parla? No, e allora che facciamo? Montiamo tutti sul pick up con le motopompe, l'idrovere e stiamo in mezzo alla strada a aspettare la chiamata. Quindi inverno e estate è comunque un disagio enorme. Sì, noi estate o inverno sempre in mezzo alla strada stiamo. Noi anche la notte siamo stati allertati d'inverno per l'emergenza neve e siamo stati così. In inverno con la neve tutta la notte in giro sul pick up con i disagi che puoi immaginare. Non avere un punto dove appoggiarti, dove stazionare, cioè, tu capisci che anche 12 ore in mezzo a una strada non è che così. Poi magari vai su un incendio che già sei diciamo un po' stremata, perché comunque sei stata sempre così in piedi, in giro così. Cercate un po' di ristoro magari nei bar ovviamente, ma neanche quindi una sede per andare al bagno comunque. No, infatti dobbiamo, per esempio lì proprio al Dollaro chiediamo il permesso di poter usufruire del bagno proprio perché non abbiamo possibilità. Quindi. Tanti, troppi disagi, le temperature raggiungono anche 30 gradi e loro sono costretti ad attendere le chiamate in piazzale Mediterraneo nei pressi della pineta di Castelfusano. Nonostante le richieste inviate alle amministrazioni di Roma Capitale e del 10° municipio, ancora nessuno si è preoccupato di dargli una risposta. Il municipio ci potrebbe dare una grande mano, ma anche come il comune di Roma, che sono 2 anni che dice che deve fare i bandi e ancora non fa i bandi, ma non solo per me, anche con le altre associazioni. Che proposta avete fatto voi? Quale può essere una sede o più idee, più sedi che potrebbero andare bene? Ma noi innanzitutto abbiamo lasciato libera scelta. Certo, noi adesso stiamo diciamo come zona più che altro l'Inferneto, perché siamo a 2 passi dalla pineta e quella che si allaga sempre più di tutto. Abbiamo fatto alcune proposte, abbiamo pure ultimamente ho mandato una lettera al 10° municipio per chiedere ad esempio della chiesa quella sconsacrata. Intanto si potrebbe almeno avviare un dialogo per trovare insieme volontari e amministrazioni un punto d'incontro.